Madone con Bobo Uyer, siamo venuti durante un allenamento, sei rientrato dalla Thailandia, e cosa è successo in Thailandia? Sì, siamo stati là un mese, diciamo, eravamo già partiti con l'intenzione appunto di allenarci, di trovare una palestra seria e appunto di combattere, no? Dopo qualche giorno che siamo stati nella capitale, dopo essere stati nei vari stadi a vedere il livello della Muay Thai thailandese, siamo andati giù, diciamo, verso il mare. E lì abbiamo trovato una palestra molto interessante, c'erano molti campioni thailandesi, c'era Joe Mod, che appunto si stava allenando per combattere contro Somrak, un thailandese che aveva vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi del 90 ad Atlanta di pugilato, e appunto anche lui combatteva il mio stesso giorno, così ci siamo allenati insieme. Il suo incontro era molto più importante, diciamo, perché scommettevano 7 milioni di baht, cioè sui 200.000 euro. Il mio incontro per me aveva lo stesso valore, ma non raggiungeva quelle cifre. Però comunque aver vinto questo trofeo, questa cintura, per me vale molto più di molti e molti incontri e di scommesse. Dato che all'ultimo round i thailandesi maestri mi dicevano: Bobo, stai vincendo, quindi tieni una distanza col jab, i calci frontali alla distanza. Solo che io non mi sentivo ancora pienamente al sicuro della vittoria. Cosicché continuavo ad attaccare. Infatti verso metà dell'ultimo round ho ricevuto qualche gomitata, come si può vedere qui sotto l'occhio, però almeno io sono contento di aver voluto fare quello che volevo. Non ho ascoltato nessun altro se non me stesso, e volevo la vittoria a tutti i costi, pur di tagli, di sconfitta, ma ho ascoltato me stesso e la mia forza. Senti, un'altra esperienza che si va a inserire nel tuo curriculum, e quindi sì, adesso sì, siamo un passo ancora oltre. Sì, prossimo sì, appuntamento a Trieste, cosa ti sì, aspetta? Sì, diciamo, questa qui è stata solo neanche di preparazione, perché ogni incontro ha la sua importanza. Il mio prossimo incontro sarà a Trieste il 2 marzo contro uno sloveno, Samo Petier si chiama. Già l'ho visto combattere parecchie volte di Muay Thai, sia qua a Milano che su a Trieste. È un atleta molto basso, diciamo, molto muscoloso, e le sue forze sono appunto il clinch e i ganci molto stretti alla corta misura. Noi appunto adesso ci stiamo preparando completamente per essere completi, ma la mia preparazione è appunto mirata per lui, contro di lui. Senti, allora un in bocca al lupo, buon allenamento, sì, sì, e ci vedremo dopo Trieste, va bene, dai. Grazie. Ciao, ciao. Ciao.